Le cose che non dici, di Yuki 21. Dedicato a chi come me pensa che ai sogni si possa dar forma, col coraggio, con la dedizione e in un incondizionato amore. Yuki 121. Capitolo 1. Reika King. Nero, bianco, nero, bianco. I tasti del pianoforte danzano e le note si alternano. Adesso sono viva. Suono senza udire altro che la musica. Questo mio corpo è solo un contenitore vuoto. La mia anima è in pezzi. Io sono morta, credo, ma la mia musica respira. Il pianoforte a muro è di ciliegio rosso. La stanza che lo contiene è scura. È già sera, quindi meglio così. Un'altra giornata finita, ne sono lieta. Fuori da queste mura c'è Tokyo, una città frenetica, affascinante ed ipocrita. La mia città. Le mie dita accarezzano i tasti. Qualcosa mi distrae, non capisco cosa. Sento un non so che di lontano. Termino il brano prima di verificare. Io non lascio mai a metà un'esecuzione, nemmeno quando macchio di rosso i tasti di questo strumento. Il mio cellulare sta vibrando impazzito. È questo che mi ha distratto. Sul display appare un nome, il solito, lo stesso da anni, l'unico a cui non nego mai una risposta. Prendo fiato, un bel respiro profondo, mi calmo. Tasto verde, rispondo. Ciao Hiroku. La mia voce è orribile, o almeno così mi sembra. Attendo un istante per verificare se sono stata brava. Reika, finalmente! Possibile che non senti mai il cellulare che squilla? Bene, sono stata brava. Se non lo fossi stata, lui me lo avrebbe fatto notare subito, perché lui capisce sempre. Lui mi capisce sempre. Era senza suoneria, stavo suonando un poco, sai com'è? Tanto per non perdere la mano. Silenzio. Colpa della mia voce. È leggermente inclinata, se ne sarà accorto? Capito. Senti, indossa qualcosa di carino, vengo a prenderti tra mezz'ora. Ho un regalo per te. Ecco, l'unica cosa che mi ricorda di avere un cuore, oltre al mio pianoforte, si intende. La voce di Roshi, quando assume questo tono confidenziale e allegro, riesce a scaldarmi dentro. Ok, ti aspetto. Perfetto, a tra poco allora. Peccato. Volevo davvero suonare di più stasera che sono sola. Ma a Hiroku-kun non posso dire di no. A tutto il resto del mondo invece lo grido continuamente. Così sigillo i tasti con un pizzico di rimpianto e mi alzo. Salgo le scale che portano alla mia stanza e prendo dall'armadio un paio di jeans e una t-shirt semplice, dalle maniche lunghe. Biancheria intima, pulita e via, sotto la doccia. Strofino con la forza la mia pallida pelle e lavo con cura le mani. Poi mi asciugo e mi vesto. Un lieve filo di trucco, quel tanto che basta a mascherare questo mio volto stanco e sono pronta. Scendo al buio la stessa scala e torno giù. Sneakers ai piedi e già sento il rumore della sua auto qui fuori. Puntuale arriva la notifica di Roshi. Esci piccola, sono qui. Sorrido e apro la porta. È una bella serata, dei primi di maggio. L'aria è abbastanza calda. Porto con me solo una piccola borsetta, nella quale tengo lo stretto necessario e corro verso l'auto di Hiro. Apro lo sportello e il mio cuore riprende a battere. Lui mi sorride e mi fa cenno di entrare. La sua auto profuma di pulito e Roshi sa di buono. Partiamo verso una meta, a me ignara. Allora, dove si va stasera? Gli chiedo con un tono allegro. Solito locale, non agitarti troppo. Non possiamo fare tardi, domani c'è scuola. Già, domani c'è scuola, ma non per me. Io domani mi alzerò, comunque presto, ma per andare in cerca di un lavoro, perché sono una scema e una stupida. Io, Reika King, sono un'incasinata 17enne che è riuscita a farsi buttare fuori da scuola proprio all'inizio del suo ultimo anno di liceo, e posso solo biasimare me stessa per questo. Mentre la mia mente riflette sugli accadimenti dei giorni passati, Hiroshi mi osserva un istante, sorride e inizia a parlare, così da bloccare la folle corsa dei miei pensieri. Cosa suonavi prima? Hiro è un ragazzo molto intelligente, viene da una famiglia benestante, da una cultura eccellente. Con lui posso parlare di queste cose senza aver timore di annoiarlo. Ieri sera ho visto un film in TV piuttosto carino e mi è piaciuta la colonna sonora. Così ho fatto qualche ricerca ed ho trovato lo spartito della canzone principale su internet. Forse il brano lo conosci, si chiama La valse d'Amélie di Jan Tiersen. Quindi ieri sera hai visto Il favoloso mondo di Amélie. Effettivamente quel brano è meraviglioso. Ed ecco il mio Hiroku-kun. Comprende sempre di cosa parlo. Mentre l'osservo concentrata alla guida, penso a quanto sarebbe bello se ora non si fermasse davanti al nostro solito posto, ma al contrario accelerasse per fuggire via.
via da questa città insieme solo io e lui, lasciando lo schifo dietro. Ma so che questo non è possibile, purtroppo è così. Dopo un piccolo viaggio siamo davanti al Pink O di Shibuya. Qui, oltre a dei favolosi cocktail, si può mangiare con formula all you can eat. È un locale tranquillo e piacevole. La musica è discreta e col volume giusto, quello che ti consente di scambiare due parole col tuo interlocutore senza dover urlare come pazzi. Mentre scendo dall'auto, Hiroshi apre il bagagliaio e ne tira fuori un pacco piuttosto grosso e inizio ad agitarmi. Le sorprese non mi piacciono, al contrario, le odio. Io e Hiro ci conosciamo da sempre, le nostre madri erano molto amiche e quindi siamo praticamente cresciute insieme, il che vuol dire che conosce alla perfezione tutti i miei gusti. Hiroshi ha compiuto da poco 18 anni, vedendo quel grande pacco mi sento a disagio. Per il mio compleanno gli ho regalato un libro di illustrazioni molto bello ed anche piuttosto raro. Ho trovato una piccola libreria di Jinboccio, ma lui di regali me ne fa in continuazione e quindi per quanto mi sforzi mi sembra sempre di non ricambiare adeguatamente le sue attenzioni. Torna da me tutto allegro. Questo è per te, ma lo devi aprire dentro. Vediamo se riusciamo a sederci al nostro solito tavolo. Lo seguo entrando, nonostante sia domenica sera, il locale è pieno di gente. Tanti ragazzi e ragazze della nostra età e anche alcuni più grandi, probabilmente universitari. Il proprietario ci riconosce e ci fa accomodare al nostro solito tavolo preferito. È più appartato degli altri, io adoro questo locale, ormai mi è familiare. Al muro sono appesi quadri di artisti locali, tra cui quelli dipinti da Hiroshi. Lui è un artista meraviglioso, dipinge col cuore, esprimendo tutto se stesso. Lo invidio, io non sono più come una volta, non ho più quella luce nella mia arte. Ordiniamo due alcolici alla frutta e resto in attesa di conoscere la storia di questo bel pacco regalo. Ok, ci siamo, avanti, aprilo. Tanto sono emozionata che strappo la carta senza un minimo di cura, infilo le mani dentro e inizio a tirare fuori cose che pian piano cominciano ad allarmarmi. Per prima cosa tiro fuori una divisa scolastica femminile, è quella della scuola privata di Hiroshi. In pratica è composta da una gonna a pieghe celeste, una camicia bianca ed una cravattina della stessa fantasia della gonna. Dentro le scatole ci sono anche le scarpe e le calze. L'agitazione sale quando trovo una piccola bustina. Dentro c'è un tesserino con una mia foto, leggo cosa c'è scritto e tutto diventa chiaro. Reika King, sezione C1, terzo anno, istituto superiore Ibiya. Ecco, ora esplodo. Ma Hiroshi prontamente mi prende la mano e inizia a parlarmi con la sua voce calda e calma. Se te lo avessi chiesto prima, avresti fatto un sacco di storie. Così ho agito di testa mia. Lo guardo dritto in faccia. Ma che significa tutto questo? Prende fiato e sputa il rospo tutto in un colpo. Rei-chan, devi finire la scuola. Se non prendi il diploma, sarai inchiodata in questa città per il resto della tua vita. E io ti sono troppo affezionato per permetterlo. Quindi ho parlato con i miei genitori e loro ne hanno discusso col preside del mio istituto. Ti abbiamo iscritto alla Ibiya. Inizierai domani mattina. Hai perso solo un mese, puoi tranquillamente recuperare, ti aiuterò io. Quello stupido incidente non devi rovinarti il futuro. Stringo forte i pugni. Lui lo chiama stupido incidente, ma in realtà è stata tutta colpa mia. Quella che frequentavo prima era la scuola statale della mia prefettura. Sono stata espulsa un mese per aver picchiato violentemente un'altra ragazza. Violentemente vuol dire che tanto forte l'ho colpita da averle rotto uno zigomo. Sia ben chiaro, quella se l'è meritata. Aveva messo in giro voci sul mio conto del tutto false ed offensive ed io semplicemente mi sono difesa a modo mio. Ma il preside della scuola non è passato sopra ad un così increscioso incidente e mi ha cacciato via. Per uno studente giapponese essere espulso dalla scuola è una colpa gravissima, un qualcosa che passerà per sempre sul proprio curriculum. Per noi giapponesi essere un buon studente vuol dire essere un futuro buon lavoratore, ma io non mi sono mai sentita una vera giapponese. La Ibiya invece è una scuola prestigiosa, superiore, privata. Da lì escono i veri talenti, le persone in gamba. Se sono riuscita ad essere iscritta a lezioni già iniziate, vuol dire che la famiglia di Hiroshi ha fatto una grossa donazione all'istituto, comprando di fatto un principio di futuro anche per me. Pensando a questo sono indecisa se picchiare anche lui o abbracciarlo per la gratitudine. Lo guardo muta, stringendo ancora quel cartellino. Hiro-kun, io non so che dire. Non sono all'altezza di una scuola come la Ibiya. Sarà un disastro. Io sono un disastro. Maledizione, arrivano le lacrime. Ho fatto bene a portarti qui. Immaginavo una scena del genere ed ho pensato che se te l'avessi comunicato in privato mi avresti ammazzato. Almeno qui ci sono tanti testimoni e posso sempre raccontare di aver fatto un regalo così bello da averti commossa.
e spero davvero che in fondo sia così. Può andare benissimo, Reika. Farei un figurone. Insieme prenderemo questo benedetto diploma. Così potremo andare via da Tokyo e studiare all'estero come abbiamo sempre desiderato. Quindi smetti di piangere e fatti coraggio. Domani mattina ti verrò a prendere alle 7:20 e ti accompagnerò a scuola, verso la tua nuova vita. Grazie, Roshi. Se non ci fossi tu, io davvero non so dove sarei ora. Ma piantala. Saresti in giro a fare concerti e diventare ricca e famosa. Ecco dove saresti. E sarà così. Ma prima il diploma. E alza il bicchiere a mo' di brindisi. Io lo imito e il mio cuore si riempie di speranza. Hiroshi mi raccompagna a casa e mi dà un appuntamento per la mattina seguente. Corro in camera mia e non resisto. Mi provo subito la nuova divisa. Mi va alla perfezione. Decido che domani metterò in testa anche quel cerchietto bianco che ha comprato ultimamente. Ho i capelli molto lunghi e troppo chiari. Come al solito saranno la prima cosa che verrà notata di me. E seppur mi rassassi la testa a zero, allora sarebbero i miei occhi verdi a stonare in quell'aula. Occhi troppo colorati per questa città, che di colore vede soltanto il nero e il marrone. Per me domani sarà il primo giorno di scuola, mentre gli altri studenti hanno già un mese di studio alle spalle. Ma penso che riuscirò a raggiungerli, e il mio Hiro-kun mi aiuterà. Purtroppo non siamo nella stessa classe, mi ha spiegato che era impossibile pretendere tanto in quanto la sua classe era con già oltre 20 alunni. Ma la sua aula è accanto alla mia, quindi lo vedrò comunque spessissimo tra una lezione e l'altra. Lui mi dice sempre che esagero quando gli dico che senza di lui non sarei qui, ma è vero. Perché senza il pensiero di Roshi che riempie le mie giornate, io davvero non sarei qui. Senza di lui, senza il suo affetto, quel giorno avrei spinto molto più a fondo quella lama sui miei minuscoli polsi.